Amici telespettatori di Legnano Web TV, un cordiale saluto da Rinaldo Badili. Parleremo in questa puntata di psicologia dello sport con Federico Caleri. Ciao Federico. Ciao Rinaldo, grazie anzitutto dell'invito. Grazie a te di essere venuto qui nei nostri studi. Allora, tu sei responsabile del centro Hive di Milano, Zola Gambara, e in particolare tu sei, diciamo, esperto di psicologia dello sport. Esatto. Anche col calcio a 5 hai fatto tanto, sei anche allenatore. Sì, esatto. Diciamo che io nasco principalmente come psicologo sportivo, poi ho deciso di creare appunto questo centro polifunzionale con all'interno diverse figure, quali nutrizionisti, osteopati, fisioterapisti, preparatori atletici, per dare appunto una globalità all'atleta, quindi cercare di dare una mano all'atleta in tutti i suoi aspetti, quindi fisico, mentale, alimentazione e ovviamente di prevenzione. Quindi l'intento di Hive è proprio questo, nasce con l'idea di aiutare l'atleta a performare al meglio sotto tutti i punti di vista, e tra questi ovviamente poi c'è anche la mia figura che si occupa appunto di testa principalmente, come dicevi giustamente prima. Ecco, l'aspetto mentale in tutti gli sportivi è importantissimo, sia che facciano sport di alto livello, quindi diciamo professionisti o comunque dilettanti di alto livello, sia negli amatori. C'è differenza, immagino, allora, a livello di aspettative in realtà, perché il professionista non può sbagliare quasi mai praticamente, mentre l'amatore magari nel suo processo di crescita ha più possibilità di poter fare qualche errore per poter poi arrivare finalmente in alto. Per il professionista mi viene in mente qualche atleta che seguo, professionisti di calcio, di sport da combattimento o di futsal ovviamente. Sbagliare equivale a perdere una partita in Serie A, perdere una partita comunque importante che possa inficiare all'arrivo di un titolo o di una speciale classifica, che può essere quella capocannoniere piuttosto che miglior portiere se parliamo di estremi difensori. Quindi sì, la pressione cambia, ma a livello mentale non cambia più di tanto in realtà, nel senso che la preparazione mentale è fondamentale per entrambi gli atleti, sia gli amatori sia i professionisti, ed è ciò che io sto cercando di portare avanti e di far capire a tutti, perché molto spesso si rivolgono a me soltanto professionisti, mentre anche tanti dilettanti avrebbero bisogno di una mano, semplicemente. Ecco, ci sono degli sport in cui è più importante che in altri l'aspetto mentale, oppure più o meno si equivalgono? No, non direi che c'è sport dove l'aspetto mentale è più importante rispetto ad altri. Sicuramente magari cambiano le capacità che bisogna avere. Magari un calciatore deve avere determinate caratteristiche mentali, un giocatore di futsal altre, un atleta di sport da combattimento altre ancora. Perché ovviamente cambiando lo sport cambiano i materiali, cambiano le dinamiche, possono essere individuali di squadra, e quindi appunto come ti dicevo cambia proprio la tipologia di abilità che un atleta deve possedere. Però no, non penso che in uno sport sia più importante rispetto a un altro. Ecco, adesso tante società professionistiche appunto utilizzano la figura del mental coach sia per la squadra, ma anche tanti professionisti stessi poi le hanno uno personale che li cura, no? Quindi questo dimostra che c'è molta più attenzione rispetto al passato verso questo aspetto, che forse tanti magari tra virgolette trascurano perché lo considerano così importante, invece è fondamentale, così come anche per esempio il nutrizionista. Mi viene in mente che tante squadre ormai di alto livello di calcio, ma anche di altri sport dove sono richieste prestazioni di altissimo appunto livello, sì, utilizzano questa figura del nutrizionista perché devono essere proprio al top anche come alimentazione. Esatto, bisogna essere, ormai si è capito che per eccellere bisogna essere al top, come dicevi giustamente, in ogni ambito, dalla testa all'alimentazione, al fisico, quindi tutti gli aspetti devono essere curati, non è più come magari 30-40 anni fa in cui magari tutte queste figure non c'erano neanche, come il preparatore atletico, il fisioterapista. Solo 20 anni fa il preparatore atletico non era necessario nelle squadre anche professionistiche, adesso invece ne hanno più di uno addirittura, quindi si sta iniziando a capire quanto più figure professionali insieme, collaborando all'unisono per un unico obiettivo, riescano effettivamente a portare benefici sia al singolo che alla squadra ovviamente. E a livello invece di sport giovanile, parliamo di ragazzi ovviamente, non di bambini? Sì, allora a livello di sport giovanile diciamo che io inizio a lavorare con ragazzi dai 15 anni in su,
nel senso che prima è giusto che si costruiscano la loro, se vogliamo, identità attraverso le figure genitoriali o le figure del mister, la figura del coach, e non sarebbe secondo me troppo corretto inserire la mia figura subito, anche perché il mio lavoro è quello di ottimizzare una performance, non è quello di anche di risolvere problemi, ma principalmente di riuscire a far eccellere a livello mentale l'atleta. E l'atleta a 12 anni si sta ancora formando, quindi non è troppo presto. Sì, lì più che altro potrebbe esserci bisogno, mi viene in mente come nel calcio o nel futsal, dove tanti ragazzi da giovani abbandonano o lasciano la famiglia e si spostano in un altro continente o in un'altra regione, magari più supporto come un tutor che possa aiutarli per tutte le faccende, ma uno psicologo sportivo forse ancora un po' presto. Oppure mi viene in mente magari le nuotatrici o i nuotatori che magari a 14-15 anni già fanno sport ad altissimo livello, quindi si allenano 7-8 ore al giorno, in quel caso lì per esempio potrebbe essere utile, sì, no? Perché è uno sport differente, mi viene in mente anche la ginnastica, esatto. Esatto, bravissimo. Sono sport dove tendenzialmente si arriva a livelli molto alti molto presto, se si è bravi potrebbe essere d'aiuto la mia figura. Diciamo che tendenzialmente prima dei 15 non la consiglio. Ecco, e se qualcuno fosse interessato alla tua, diciamo, prestazione, nel senso che tu puoi supportarlo pure al vostro centro, sì, come deve fare? Allora, semplicemente può contattarmi attraverso i social network, oppure può tranquillamente guardare su www.icenter.it, dove ci sono tutti i riferimenti del caso, per poter scrivere a me o dei professionisti che collaborano con me. Se si vuole essere seguiti dal punto di vista osteopatico, fisioterapico, nutrizionale. Quindi diciamo che può trovare tutti i riferimenti sul sito. Bene, grazie allora Federico, grazie. In bocca al lupo per la tua attività. Grazie Rinaldo. Magari ci vedremo presto su qualche palazzetto, qualche campo sportivo, visto che passichiamo meno male gli stessi ambienti. Esatto. Grazie ancora. Grazie. E con Legnano Web TV, appuntamento alla prossima.